dicevo al sindaco di Novara che mi è stato proposto da un suo assessore di andare a Novara a presentare il libro del distretto, che ho subito accolto, anzi Alessandro, te l'ho detto poco fa, siamo disponibilissimi a farlo, così come siamo disponibili ad andare anche a fare dei convegni di questo tipo in forma itinerante, perché come diceva Sappo, all'interno del territorio del Rotary di Barcellona ci sono questi comuni, questi borghi, quindi potremmo unire l'utile e direi al dilettevole, così non solo visitare questi posti, non solo sentire parlare di cibo, ma pure assaggiare qualcosa di particolare che questi borghi ci offrono. Poi mi volevo riallacciare un attimo a quello che diceva Salvatore e anche a quello che dice il dottore Simone. Si parlava poco fa politica con la P maiuscola. Ecco, questa forse voglio essere un po' critico di quello che è mancato, ma non per quanto riguarda gli amministratori locali, che ovviamente fanno i salti mortali, però mi parlo da un livello più alto. Le vie del gusto partono da quelle che sono le colture resilienti. Le colture resilienti sono quelle colture che nei territori fanno in modo che si possa resistere su quel territorio e soprattutto fanno in modo che si possa creare una microeconomia su quel territorio in grado di poter frenare l'abbandono che c'è in alcuni territori, soprattutto quelli montani. Slow Food, in particolare Slow Food Sicilia e i borghi più belli d'Italia in Sicilia, hanno fatto un protocollo d'intesa affinché queste colture resilienti possano essere individuate, rese visibili e portate avanti per poter fare in modo che questi territori siano di nuovo abitati o quantomeno siano di interesse turistico, e quindi di abbracciare quella cosa che in Slow Food chiamiamo dell'ecogastronomia, cioè la gastronomia declinata in termini di ecologia, in termini di ambiente. Avete bisogno di informazione anche alimentare, cioè capire quello che dobbiamo mangiare. Sì, la cosa importante è questo, dare un'attenzione massima alla scelta del cibo. Il cibo è un atto quotidiano, il più importante che l'uomo faccia, che lo fa per tutta la vita e lo facciamo tutti. Scegliere il cibo è un atto anche di libertà, dovremmo vedere di riuscire a trovare le giuste indicazioni che ci sono nei cibi per evitare di accumulare delle tossicità presenti in molti dei cibi. Quello che dobbiamo fare di tutto è proprio dare la massima attenzione al cibo. Senza dubbio queste sono, diciamo, come dire, le occasioni più importanti per noi, intanto per far conoscere qual è l'esperienza che noi portiamo in tutti i nostri comuni, qual è l'esperienza della rete siciliana. E soprattutto nella fattispecie oggi che abbiamo parlato in qualche modo dei prodotti resilienti e della resilienza come elemento di aggregazione dei nostri comuni sul territorio, abbiamo portato questa iniziativa delle comunità Slow Food. Noi come Borghi abbiamo creato questo protocollo d'intesa con Slow Food per creare una comunità Slow Food per ogni comune di quelli che sono nella nostra rete in Sicilia, perché questo è lo strumento che aiuta a fare quel pressing nei confronti della politica regionale perché ci sia una attenzione, perché si accendano i riflettori per quelle che sono le problematiche dell'entroterra e dei piccoli borghi, la spopolazione, lo spopolamento, la marginalità, che l'opposizione alla globalizzazione, che è l'elemento che contraddistingue l'attività della nostra associazione sul territorio. Cioè, per cui questi incontri sono sicuramente fondamentali e ci danno l'opportunità di portare il nostro messaggio sul territorio. I prodotti tipici sono la forza trainante dei nostri borghi, le nostre identità, e noi attraverso le nostre identità valorizziamo il nostro territorio. Ecco, non lo vediamo, lo vendiamo e lo pubblicizziamo sia come prodotto tipico ma anche come prodotto culturale radicato nel nostro territorio. I nostri borghi sono sinonimo di bellezze, di storia, di cultura, di tradizione, ed è questo che stiamo scommettendo sul turismo, una forma di turismo diverso da quello balneare, un turismo relazionale, un turismo esperienziale. Ecco, il turista del terzo millennio che viene da noi vuole vivere
il territorio, vuole sentirsi parte integrante della nostra comunità, vuole mangiare quello che mangiamo noi, vuole venire addirittura anche alla raccolta delle olive, ecco, l'esperienza delle nocciole, ecco, magari come si fa un orto, e questa è una cosa molto ma molto importante per valorizzare il turismo, ecco, dei nostri borghi. Qual è la ricetta per promuovere e valorizzare veramente i nostri borghi? Intanto abbiamo la grande fortuna di far parte di questa grande famiglia, chiamiamola famiglia, che è il fascino dell'Italia nascosta, i borghi più belli d'Italia, che è un ramo dell'ANCI e che ci valorizza e ci promuove in tutto il mondo. Si parla di queste bellezze nascoste. Qual è al di là del territorio, del paesaggio, che non è solamente, si identifica con un solo borgo, ma è il paesaggio dell'intera Sicilia che noi valorizziamo. È una forza che secondo me proiettati nel terzo millennio in controtendenza a tutte le grosse multinazionali, ecco, possiamo veramente dare quel sinonimo di vita diversa della vita standard o della vita di città. Ecco, vivere in paese si vive in maniera più slow, ma si vive in una maniera più semplice, si mangia prodotti tipici, genuini, ma non solo, si vive una vita molto integrata in un contesto montano, in un contesto con tutte le difficoltà della montagna, con tutte le difficoltà dell'entroterra, con tutte le difficoltà delle difficoltà a livello di viabilità. Però noi che viviamo in questi borghi viviamo veramente la vita e penso che il futuro è nei nostri borghi. Stasera siamo veramente contenti per come è andata la serata, tanta gente attenta fino all'ultimo, i relatori sono stati bravissimi e questo è una delle attività che si prefigge il Rotary Club, fare anche promozione del territorio. Promozione del territorio che si fa anche organizzando questi convegni. Stasera erano presenti i rappresentanti dello Slow Food e dei borghi più belli d'Italia. Io stesso come presidente Rotary ho proposto di rifare degli eventi di questo tipo in maniera itinerante. Il sindaco di Castroreale ha dato la sua disponibilità, che fra l'altro è un nostro socio, anche il sindaco di Novara, quindi sicuramente lo riproporremo perché è un argomento importante che dà tutta una filiera, perché si parte dal cibo attraverso le attività turistiche, quindi è tutto un giro che mette in moto una macchina. Gli obiettivi futuri sono quelli dell'attività di service. Il mese prossimo già abbiamo programmato un altro convegno importante dove si parlerà di sviluppo del territorio, sarà presente il Presidente della Camera di Commercio di Messina, sarà presente il Neo Segretario Generale della Camera di Commercio di Messina e parleremo di sviluppo del territorio.